Salta al banco, vince Pistoia 113 a 111 al termine di una partita incredibile dove la Dinamo appunto subisce in difesa davvero tantissimo. A un minuto dalla fine del primo tempo Johnson ha 0 su 7 dal campo, meno 8 di valutazione, nonostante che gli italiani di Pistoia e tutta la squadra cerchi di stare in partita. La Dinamo gioca bene in attacco ma concede troppo a Pistoia in difesa, 5 su 5 da 3 di Bolpine di Severini nel primo tempo, una presenza di Kruba lì a rimbalzo e un super pick tengono a galla la squadra di Ramagli. Poi secondo tempo entra in partita Johnson che si infiamma, inizia la sua sfida personale per un battibecco prima con Petu e poi con Cooley, comincia a bombardare il canestro della Dinamo e ne fa 29 nel secondo tempo, rubando una palla incredibile due volte a Thomas sotto il canestro e siglando insieme a Pick Junior i canestri della vittoria. Dinamo che cede nel finale nonostante un grande Polonara da 19 punti ma soprattutto da più 18 di plus minus nel momento in cui la Dinamo fa il break, ma Pistoia ha il merito di rimanere lì anche quando va a meno 10, di ribaltare il confronto con un incredibile 18 su 31 da 3 punti. E proprio ancora Johnson e Pick insieme a uno straordinario Severini per impatto, per modo di stare in campo, danno alla squadra di Ramagli davvero un insperato successo nel giorno in cui mancava Kerron Johnson e il nuovo arrivato Gladness. Per la Dinamo una partita davvero inspiegabile per il fatto che conceda 60 punti in casa a Varese e poi 113 a una squadra ultima in classifica che aveva veramente sotto i 70 punti di media, ma questo è purtroppo il basket. Quando si accendono, come diceva coach Ramagli, le sfide degli americani, succede che Pick e Johnson segnano insieme 67 punti e questo fa la differenza per i toscani che portano via due punti pesantissimi in chiave salvezza.